Torino-Lione è questo trattino qua, piccolissimo, di questo lunghissimo percorso, però è il tratto cruciale perché è l'attraversamento alpino senza il quale il corridoio mediterraneo, che è questo lungo collegamento che arriva fino al confine dell'est europeo, semplicemente non potrebbe funzionare, non avrebbe nessuna efficienza. Quindi la Torino-Lione e in particolare l'attraversamento alpino della sezione transfrontaliera è il pezzo chiave per consentire il collegamento complessivo. Il collegamento di due metropolitane molto importanti che si stanno sviluppando già, quindi la metropolitana europea di TEN-T Corridors con la metropolitana che si sta creando nell'Asia con un progetto molto imponente cinese che adesso già contiene più di 15.000 chilometri già costruiti e altri 15.000 chilometri in fase di progettazione e costruzione, e li collegherà tramite due corridoi, uno nord evidenziato con questo colore giallo e uno sud che passerà per Istanbul. Quindi quello nord passerà per Mosca, Minsk, Varsavia e Berlino e arriverà sempre all'Europa come il corridoio sud. Nella globalizzazione ogni città deve pensare al suo futuro non solo sulla base delle politiche locali, questo è evidente, ma anche in uno spazio più grande. Torino è una città oggi già caratterizzata da un alto tasso di internazionalità, è il secondo polo di esportazione del paese, le nostre università sono connesse con una rete amplissima di università in tutto il mondo, i nostri musei lavorano con i grandi musei internazionali, abbiamo sempre di più una proiezione della città in ogni campo su scala internazionale. Tutto questo necessita di rafforzare anche i collegamenti tra la nostra città e territori più vasti. Simulazione della connessione ad alta velocità tra Torino e Pechino, una distanza di 9.838 km che con una connessione ad alta velocità completa si realizzerebbe in 26 ore, dal che tutti capiscono l'importanza di questo progetto.